Ciao raga, sono in vacanza, ma volevo approfittare per droppare questo video perché è la prima volta che faccio una spec ad. Volevo farne uno da un po' di tempo, ma non sapevo mai su quale brand, non sapevo cosa scegliere. Ma quando è arrivata l'estate, i miei dubbi sono svaniti. Quale soggetto migliore se no il polarizzatore estivo, amato da molti, odiato da altri tanti? Sto parlando delle Birkenstock. E ammetto di essere stato ispirato anche dalla pagina bellissima, una delle mie preferite di Instagram, Birkenstock su tutto, che saluto. Se non avete pazienza, volete vedere l'ad subito finito, andate su Insta che abbiamo postato il video. Quindi Birkenstock su tutto, ho pensato anche di riprendere nel video la Birkenstock che viene usata in tutti i terreni possibili e immaginabili. Volevo fare tutto in 2-3 ore. Siccome io non ho pazienza, quando inizio a fare qualcosa voglio già vedere subito il risultato. È tornata Josie, mia madre. Lo so che volevate tutti il suo ritorno. Per i figli non dico mai di no. Ok, allora per la prima scena ho pensato di partire con l'inquadratura al cielo, metterò una scritta, lancerò la Birkenstock e quando scende accompagniamo col movimento di camera e facciamo la prima transition. Vediamo se ci esce. Ho chiesto a mia mamma di lanciare la scarpa per vedere come usciva. Poi io una certa abbiamo detto: aspetta, ma è più bello se lanciamo entrambe le scarpe. Quindi ho chiesto a lei di lanciare una e io ho lanciato l'altra. E dopo un bel po' di take abbiamo avuto il risultato che ci soddisfava. Ok, raga, seconda scena, la transition dopo il cielo. Abbasserò il piede e quindi la scarpa dal cielo passerà sul mio piede. Seguirà una serie di tagli veloci. Vediamo se mia mamma sarà in grado di accompagnare il movimento del mio piede per fare una smooth transition. Transisco cosa? Sulla carta questa idea per me era più semplice di quanto non sembrasse. Nell'esecuzione non è stata semplicissima. Ci ho messo un po' di take a avere quella che mi soddisfava. Dopo ho iniziato il delirio di spostamenti per Soncino. Non avevo ben idea precisa di quante scene avrei voluto riprendere, ho deciso di stare sul 6-7 riprese. Purtroppo vado un po' a caso con l'inquadratura, le centrerò dopo magari in post. Se trovassi un modo di scocciare il tripiedi, robe varie così, però tenterò la fortuna. Avrei potuto ingegnarmi e pensare a un metodo per avere sempre la stessa identica ripresa, ma in quel momento il caldo forse mi ha dato la testa e l'impazienza pure, e ho deciso di improvvisare che l'avrei sistemato in post. Sono stanco, raga, però vabbè, ho voluto fare questo video, adesso lo finiamo. Ok, raga, adesso proviamo a fare una cosa. Un'altra idea che volevo provare è stata attaccare la 360 sulla Birkenstock e lanciarla in alto. Sapevo che nella ripresa si sarebbe vista la Magic Arm, ho detto eliminerò anche quella in post. Non è stato semplicissimo e comunque la ripresa non mi soddisfaceva. E come sempre mi dà fastidio lo stacco tra ripresa 360 e qualità della Sony. E alla fine l'ho usato solo alla fine per riempire perché non sapevo che altro usare. Non potevo mancare un po' di skate nel video. Veloci che sta venendo giù il temporale. Let's go! Come non finire il video se no al castello di Soncino? Dopo lo skate non poteva mancare anche il fisheye in un mio video che fa anche molto fashion di questi tempi. La cosa più difficile che fare uno spec ad in 2-3 ore è essere se stessi il protagonista. Non sono un modello, sono bruttissimo, anche l'outfit è discutibile. Sicuramente se avessi avuto io la cam tra le mani con qualcuno che sa posare, eccetera, avrei avuto più libertà. Però devo ammettere che il fatto che lo spec ad sia al 80-90% composto da inquadrature sul treppiede non mi dispiace. Vi lascio l'acclamatissimo video.
vi è piaciuto, non vi è piaciuto, fatemelo sapere qua nei commenti. Se devo dire una lezione che ho imparato è fare le cose con calma, pianificare come sempre. Avevo già in mente un po' tutto, ma non così, proprio con uno storyboard eccetera, quindi è stato molto improvvisato. Però forse in questo caso, se avessi aspettato per farlo di avere il momento giusto con tutto pianificato, non l'avrei fatto. Quindi ho detto meglio fare così, partire e farlo, che stare lì a aspettare e poi non fare più niente. E l'altra lezione che ho imparato è che è molto più difficile fare una spec card in cui sei anche il protagonista, meglio rimanere dietro la cam. Però niente raga, spero vi sia piaciuto anche questo dietro le quinte. Salutate mia mamma nei commenti, sarà contentissima. Noi intanto ci vediamo al prossimo video.